Immaginare un'azienda specializzata da 15 anni nel Serious Game che studiamo anche in grossi progetti di ricerca europea. In questo caso il sistema è sviluppato col Singapore General Hospital e l'idea era quella di avere una procedura molto complessa a livello medico che non viene utilizzata quotidianamente, dove le competenze diventano obsolete molto rapidamente, da realizzare con un metodo, diciamo, più che altro simulativo. E hanno calcolato che effettivamente, laddove di solito dopo un paio di mesi i medici si dimenticano le procedure, in questo caso di rianimazione neonatale, quindi un ambito molto delicato, invece rimangono molto più impresse. E tra l'altro hanno calcolato l'ROI della formazione, in questo caso su uno staff di 2300 persone, con questo sistema risparmiano circa 700.000 euro all'anno. Questa formazione la fanno nel tempo libero, quindi spesso anche da casa, quindi esce dall'aula ed è fortemente esperienziale, perché dà anche quell'impatto visivo che aiuta molto di più a memorizzare tutta una serie di procedure complesse.